Mister Grosso, prima sconfitta in partite ufficiali alla guida del Bari. Sì, prima sconfitta, e come in tutte le partite però ci sono delle cose negative che abbiamo voglia di provare a migliorare e delle cose positive che vogliamo portare avanti. E mi piace sottolineare la cosa positiva, che questa squadra non si è mai arresa, non è mai stata doma e nonostante un inizio molto difficile è riuscita a rimanere in gara contro un avversario di livello e fino all'ultimo secondo a creare occasioni per provare a pareggiare una partita complicata. Ecco, una partita complicata, però la squadra non si è disunita, una caratteristica invece il Bari spesso aveva mostrato nello scorso anno, e anche questa è una caratteristica che lei impone ai suoi giocatori, non disunirsi, non lasciarsi prendere dallo scoramento di fronte a un doppio svantaggio come quello di oggi, che poteva abbattere chiunque. Abbiamo detto tante volte che noi stiamo ricostruendo un qualcosa, abbiamo tanti ragazzi nuovi, e per ricostruire bisogna passare per forza attraverso momenti complicati. E oggi ce n'è stato uno molto complicato, perché l'inizio è stato veramente difficile per noi. Però la cosa che mi dà fiducia è che la squadra non ha lasciato la gara, è rimasta dentro, ha provato a fare fatica insieme, è rivenuta fuori e con coraggio ha provato a fare quello che sappiamo fare. Quindi, ripeto, abbiamo fatto delle cose positive su tutto l'atteggiamento dei ragazzi che hanno dato tutto in campo, e quando diamo tutto in campo, come dico sempre a loro, possiamo sempre dirci quello che c'è da migliorare e quello che possiamo portare avanti, perché più di così oggi forse non si poteva fare. Abbiamo parlato di cose positive, di negativo invece c'è più che la difesa, forse la fase difensiva con l'Empoli che ha colpito spesso in contropiede. Vi aspettavate questo tipo di avversario? Primo tempo abbiamo preso due gol su due ingenuità commesse dalla squadra. Sapevamo che avrebbero sfruttato tanto questi attaccanti, sarebbero venuti incontro, attaccato alla profondità, e ci siamo fatti pescare un pizzico impreparati e poi siamo rivenuti fuori. Come ho detto prima, abbiamo creato occasioni, abbiamo provato a fare gioco, abbiamo rimesso la partita in piedi, abbiamo risubito un altro gioco per un'altra disattenzione. Ovviamente avevamo davanti due attaccanti di livello grande che oggi l'hanno dimostrato, però sono contento, amareggiato per il risultato, ma contento per l'atteggiamento della squadra, sicuramente una buona base per guardare avanti con fiducia. Mister, quanto ha pesato oggi l'assenza di Bascia? Ma non mi piace parlare di assenze prima e dopo la partita. Avevamo i giocatori in grado di poter fare la gara e l'hanno fatta con le loro qualità, con i loro errori, perché ovviamente non può esistere una partita senza errori, però con l'atteggiamento giusto, che deve essere la nostra base. Comunque, lei non ama parlare di singoli, però è rientrato Floro Flores, una freccia in più nel suo arco. Sì, sono contento che è di nuovo a disposizione, a pieno regime con tutti i compagni. E dalla sua prima trasferta con il Bari. Ma ho detto tante volte che immagino quello che può essere il lato positivo di questa piazza e oggi ce l'hanno dimostrato. C'è una passione incredibile e noi dobbiamo per forza in campo fare quello che abbiamo fatto oggi, al di là degli errori che ovviamente possono non piacere delle volte, però quando un gruppo di giocatori va in campo e esce dal campo dopo aver dato tutto, sicuramente può esserci anche una sconfitta, perché davanti delle volte si possono trovare anche dei giocatori che possono farti meglio di quello che hai fatto tu.